Vediamo adesso la tensione indotta in una spira che ruota in un campo magnetico costante. Questo è un caso particolare ma di grande interesse in elettrotecnica perché molte macchine elettriche, in particolare i generatori e tipo gli alternatori, nel loro funzionamento utilizzano proprio una spira o comunque delle bobine che sono immerse in un campo magnetico e che vengono poste in rotazione nello stesso. Quindi schematizziamo la nostra spira. La spira sia una spira per semplicità di forma rettangolare, avente un lato lungo orizzontale di lunghezza A e un lato verticale di lunghezza B. E la spira ruoti intorno all'asse centrale tratteggiato con una velocità angolare omega. Per vederne una schematizzazione migliore, osserviamola dal punto di vista tridimensionale. Quindi vediamo la spira appunto schematizzata tridimensionalmente, inserita in uno spazio in cui è presente un campo magnetico la cui induzione sia costante, campo magnetico che ha questo orientamento che possiamo immaginare come se fosse determinato da due espansioni polari, quella di sinistra e quella di destra, due espansioni polari di un magnete permanente in cui quella di sinistra, dalla quale esce il vettore di induzione magnetica, sarebbe quello corrispondente al polo nord del magnete permanente, quella dove va a finire l'induzione magnetica sarebbe il polo sud. Quindi cerchiamo di, appunto, di schematizzare le grandezze e quantificare, appunto, la tensione indotta per effetto appunto della legge di Faraday. Quindi sia omega la velocità di rotazione espressa come velocità angolare di rotazione della spira, una velocità angolare che viene espressa in radianti al secondo. A questa velocità angolare, se noi adesso osserviamo la spira nella sezione trasversale, avremo questa schematizzazione a sinistra e a destra le due espansioni polari che determinano la creazione del campo magnetico B. Il tratto qua inclinato rappresenta il lato corto della spira che noi osserviamo. Il punto centrale, l'asse intorno al quale la spira può ruotare con la velocità angolare omega qui indicata, e il lato lungo della spira avrà una velocità lineare che dipende dalla velocità angolare e dalla lunghezza del lato corto, in particolare V. La velocità appunto del lato lungo la velocità lineare sarà data da omega, la velocità angolare, per il raggio di questo cerchio lungo il quale il lato lungo della spira ruota. Siccome il lato corto della spira intorno alla quale avviene la rotazione e misura B, il raggio sarà B mezzi e quindi la velocità lineare sarà omega per B diviso 2 e questa è la velocità lineare del lato di lunghezza A, velocità lineare quindi espressa a questo punto in metri al secondo. Sappiamo dal
dal caso precedente che abbiamo studiato del movimento di un conduttore in un campo magnetico, che della velocità V, la componente che a noi interessa per determinare la tensione indotta, è la componente normale al campo di induzione B, quindi quella trasversale, perché la componente tangenziale al campo AB non determina una variazione di flusso concatenato in quanto appunto è sviluppata nella stessa direzione di B, mentre invece è la velocità normale quella che determina la variazione di superficie che la spira presenta al campo magnetico e quindi quella che determina la forza elettromotrice indotta. Quindi dalla velocità lineare possiamo ricavare la velocità, la componente normale, che se indicando con alfa l'angolo formato tra la verticale e la posizione della spira a un certo istante di tempo t, quest'angolo alfa noi lo ritroviamo anche in questo triangolo rettangolo formato da V, Vn e Vt, e quindi Vn sarà uguale a V, sappiamo essere per il teorema di Pitagora, Vn sarà uguale a V per il seno dell'angolo alfa formato appunto come abbiamo visto, e questa è la componente normale della velocità normale rispetto a B. Ed è quella la componente della velocità che determina appunto la variazione di flusso concatenato. Poi ovviamente sappiamo dalla legge di Faraday e Lenz che la tensione indotta sarà uguale a meno delta phi fratto delta de phi fratto dt, dove de phi è la variazione di flusso e dt è l'intervallo infinitesimo nel quale noi osserviamo questa variazione di flusso. Determiniamo quanto vale la variazione di flusso. Noi in pratica abbiamo i due lati lunghi della spira che si muovono, diciamo che hanno come componente della velocità di nostro interesse la Vn, questa per il lato superiore è uguale e opposta per il lato inferiore, quindi noi sappiamo che abbiamo visto nell'esempio precedente della spira formata da tre lati fissi e uno mobile, che appunto la variazione di flusso determinata da quella velocità, la variazione di flusso concatenato sarà uguale all'induzione B che è costante per tutta la superficie della spira per la lunghezza del lato corto, cioè del lato lungo che si muove, per lo spostamento di S dovuto alla velocità normale Vn, e quindi sarà uguale a B per A per Vn per dt. L'intervallo di tempo infinitesimo. Quindi andando a sostituire adesso a questa espressione a Vn quella che abbiamo determinato prima, quindi in questa Vn la andiamo a sostituire qua, avendo anche sostituito a V, l'espressione di V, avendola prima
sostituita qua nell'espressione di Vn, quindi avremo in definitiva che sarà BA Vn, sarebbe quindi V per il seno di alfa, ma V è omega B mezzi, quindi sarebbe omega B mezzi per il seno di alfa dt, e questa è la variazione di flusso concatenato dovuto allo spostamento di uno dei due lati della spira, o del lato superiore o del lato inferiore. Siccome i lati in movimento sono appunto due, noi avremo due tensioni indotte sui due lati che sono uguali e si sommano lungo la spira, quindi avremo in definitiva che la tensione indotta totale ai capi della spira sarà uguale a due volte la tensione indotta sul singolo lato, quindi a due volte E. Adesso, se trascuriamo il segno dato dalla legge di Lenz, che sappiamo tener conto dell'opposizione che presenta alla rotazione la spira, che appunto opposizione al moto che la mette in rotazione, lasciando da parte per adesso il segno meno, che determina solo una variazione del verso della corrente, ma non il valore dell'intensità della tensione indotta, noi avremo, sostituendo quindi avremo appunto, quindi per la legge di Lenz, avremo due volte dφ su dt. Ho detto, trascuriamo il segno meno che determina solo la variazione di direzione della corrente, quindi sostituendo adesso questa dφ che abbiamo calcolato lì sopra nell'espressione della legge di Faraday-Lenz, avremo quindi due volte bA omega B mezzi seno di alfa dt fratto dt, quindi avremo una semplificazione, questo 2 con il denominatore, dt con dt, e quindi otteniamo l'espressione finale di uguale B a, riordino mettendo vicini le due misure dei lati della spira, B maiuscolo l'induzione, A B i lati della spira, per omega per il seno di alfa. Adesso se teniamo conto che il flusso massimo concatenato con la spira è proprio uguale all'induzione B per la superficie della spira, e lo otteniamo quando la spira è perfettamente normale, verticale rispetto al campo B, e quindi avremo il flusso massimo uguale a B per A per B, quindi questo è il flusso massimo concatenato. Se adesso noi questo andiamo a sostituirlo nella precedente, quindi se questo andiamo a sostituirlo nella precedente, otteniamo flusso massimo per omega per il seno di alfa. Se noi consideriamo all'istante t uguale 0, supponiamo che la spira sia perfettamente verticale all'istante t uguale 0, quindi diciamo all'istante t uguale 0 la spira è verticale in questa posizione. A t uguale 0 la spira è verticale. Dopo un tempo t generico, la spira avrà compiuto la rotazione dell'angolo
alfa, ma l'angolo alfa di rotazione, dopo, quindi se partiamo da alfa all'istante 0 sia 0 gradi, quindi quando la spira è perfettamente verticale, alfa all'istante t è dato dalla velocità angolare per appunto il tempo trascorso t. Quindi se ancora andiamo a sostituire alfa nella precedente, qua andiamo a sostituire, allora possiamo scrivere in questo modo: la tensione indotta ai capi della spira in un generico istante t di tempo sarà uguale a phi m omega per il seno di omega t. Adesso, se il prodotto phi m per omega, che è una costante, data se è costante la velocità omega, questo lo chiamiamo e con m, che rappresenta il valore massimo che raggiunge la tensione indotta, questo risulta essere uguale e con m seno di omega t. Se che vediamo essere quello che prende il nome di andamento sinusoidale, cioè se disegniamo su un piano cartesiano e con s di t, quello che noi otteniamo è un andamento sinusoidale di questo tipo, una tensione alternata sinusoidale il cui valore massimo è proprio uguale e con m, il valore minimo è meno e con m, appunto perché si tratta di una tensione periodica alternata, quindi valori semiperiodo positivo uguale contrario al semiperiodo negativo, nel quale risulta omega è la pulsazione della sinusoide espressa in radianti al secondo la frequenza di questa sinusoide sarà la pulsazione diviso 2π greco e risulterà espressa in Hertz. Quindi, come vedete, facendo ruotare una spira a velocità costante di rotazione omega all'interno di un campo magnetico costante, quello che noi otteniamo ai capi della spira è una tensione indotta ad andamento sinusoidale che è proprio alla base della generazione della corrente alternata sinusoidale di uso comune in tutte le applicazioni dell'elettrotecnica.